Ok, rieccoci. Allora, dovevamo combattere questa battaglia. Non dovrebbe essere particolarmente difficile. Abbiamo molta più fanteria e ce l'abbiamo anche migliore. Abbiamo leggermente meno tiratori, ma neanche tanto. E a livello di cavalleria, no, a livello di cavalleria effettivamente siamo molto. Tra l'altro sono anche in un accampamento. Non credo che sia un problema, però. Anzi, credo che sia un vantaggio per noi. Perché almeno le sue cavallerie non verranno utilizzate efficacemente, credo. Sì, però le torri. Cioè, un insediamento del genere ha più torri che una città, comunque. Cercheremo di tirarle giù. Almeno queste qua, e poi probabilmente dovremo caricare frontalmente perché non credo di avere abbastanza munizioni per buttare giù più di due torri. Oddio. Può darsi, dovremmo un attimo vedere. Perché non mi fa vedere l'unità? Allora, mettiamo unità di lancieri qui. E un'unità di lancieri qui che me li proteggono. Cos'è sto segno qua? Ah, adesso ti segna anche nelle mappe di combattimento se hanno degli upgrade, non lo sapevo. I tiratori cavallo li tengo dietro perché non posso farli avanzare senza che prima abbia eliminato un po' di cavallerie sue, quantomeno. Allora, teoricamente il suo generale è più forte del mio. E le mie cavallerie sono peggiori delle sue. Ci sono medie e le mie leggera. Ok. Non è il massimo, diciamo. Magari escono anche, però non credo. Facciamo mandarli avanti uno alla volta perché. Almeno non. Perché se io lo attacco così, si vanno a sovrapporre ed è inutile che li metta in formazione allargata. Perché tanto. Appunto, si andranno a sovrapporre, per cui come. Sovrapporre, oddio. Beh, si sovrapporranno e quindi è come se fossero praticamente in formazione normale, no? O meglio, leggermente meglio, però comunque non è il massimo. Quindi ne mandiamo uno alla volta e poi questo qua lo mandiamo in un'angolazione diversa. Non mi pare proprio. Sta parlando di una città. E di città qua non ce ne sono, quindi. Il nemico è stato avvistato. Che abbiano. Non lo so, mi sembra un po' strano che vada su così poco, però boh. Può darsi che in Age of Charlemagne l'abbiano un attimino modificato, diciamo. Velocizziamo un attimino. No, cioè di qua stanno su un casino, di qua no. Ok.
capisco se sia perché c'è qualche problema. No, teoricamente. Boh. Ok, voi fermate e tornate qua dietro. Voi due non so che problema avete, state mancando tutto, ecco qual è il problema. Però dovrebbe essere sufficiente perché è andato a fuoco questo pezzo qua e dovrebbe poi dar fuoco anche alla torre. E appunto. Adesso lui di torri c'è questa qua che arriva fino a qui. E ho le munizioni per tirare giù anche quelle due lì. Sì, dovrei farlo perché... No, volevo, contavo di mettere qua, cioè attaccare di qui sostanzialmente soltanto con qualche spada e sfruttare il passaggio stretto per obbligarle a venire addosso una alla volta, tipo. Però se non posso praticamente avanzare oltre, cioè se già qua mi tirano addosso non è il massimo. Anzi, qua si sta proprio bruciando tutto, quindi potrei affrontarli praticamente, cioè, come se fosse una battaglia normale, ecco. Il che è probabilmente positivo perché se non altro ci protegge un attimino i fianchi. Allora, cominciamo. Aspettiamo un attimo che si vada a sistemare. Magari facciamo andare anche un po' più di qua. Ok. Sarebbe piaciuto tenermi un po' di munizioni, però... Sì, comunque in questo gioco una cosa che ho notato è che quello non è positivo, perché mi stanno tirando addosso con quelle, con i suoi arcieri. È che bisognerebbe avere delle catapulte. C'è un po' poco da fare, insomma. Fatto che sia andato qua, mi prendo probabilmente due. Vabbè, non voglio farmi prendere dai suoi arcieri, quindi tireremo così e poi eventualmente farò il cambio con quest'altra. Allora, di fanterie, tanto vale, cominciamo ad avanzare. Mi risulta che... cioè, mi risulta. Sono abbastanza sicuro che si possa avanzare anche col muro di scudi, appunto. Quindi noi faremo una cosa. Di questo tipo. Vabbè, no, cominciamo ad avanzare semplicemente adesso. Che magari cominciano anche a tirarmi addosso. Il che non sarebbe necessariamente male, perché almeno mi faccio sprecare un po' di munizioni. Questo qua lo sta centrando.
mi stanno tirando addosso con le katane, con le... Questi qua non lo stanno... cioè... Non ho capito perché non... Come uno di scudi dovrebbe essere abbastanza tranquillo, no? Più 25 probabilità di blocco dei proiettili, in più... Eccellente probabilità di blocco dei proiettili. Sì, non li prenderà mai. Cioè, non mi fanno niente sostanzialmente quegli arcieri. Bello questi qua che proprio che non tirano. Si può sapere perché? Ok. Che mi stanno tirando sugli spadaccini. Domande, i miei spadaccini dovrebbero battere praticamente qualunque cosa lui abbia, no? Sì. Come sa che non riescono neanche a tirarla giù? A meno che non riescono a dar fuoco al pezzo qua davanti. Però non riesco a vedere, non posso saperlo. Forse sì, non lo so. Boh, vedremo. Ok, non hanno più munizioni, però facciamo ritornare qua comunque. Qualche colpo, cioè un colpo probabilmente riescono ancora a tirarlo. Una delle nostre unità non può più far fuoco. Ho bisogno di tenerlo qua, se non altro per prendersi. La torre nemica è stata distrutta. Perché almeno se tirano un po' anche contro questo qua. Però qui. Non so mica se ce la fanno. Non penso proprio. Tocca fare il giro. Ed erano in due. Uno da solo è riuscito ad eliminare questo qua. In due non sono riuscito ad eliminare quello lì. Io però sto perdendo un po' di roba, eh. No, vabbè, avanziamo e basta. Quella lì... cioè... proviamo magari a fargli fare il giro, per carità, però... Questi tre qua li facciamo andare di qua. La cavalleria però la tengo fuori dalla portata dei suoi tiratori, perché altrimenti... Sì, sono questi qua, strano.
E qui queste cavallerie probabilmente le userò per andare a prendere i tiratori. Però prima devo, cioè. Sì, qua non c'è. Loro indietreggiano, indietreggiano, indietreggiano. Però che che avanzassero, ma apparentemente no. A questo punto conviene avanzare anche queste lance qua, perché non si sa mai. Gli acieri dove sono? Piano piano stanno arrivando. Non si capisce bene cosa stanno facendo, eh? Perché, ok, continuano a indietreggiare, io posso continuare ad avanzare. No, che adesso mi attaccano proprio. Chi è questo qua? Rolando, non so chi, cioè, ne conosco soltanto uno. E non so se sia quello, ho dei dubbi. Ok, adesso caricano. Qua il problema è che c'è ancora troppa roba qua e non posso utilizzare questa cavalleria per andare a prendere questi tiratori perché c'è qua il generale, quindi devo tenerla lì. Vediamo se con questo qua riusciamo ad andare a prendere il punto di controllo, cioè la torre, e buttarla giù. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Sto perdendo? Strano. Facciamo così, andiamo qua. Cioè, se riusciamo a tirare su questo fianco qua dovremo. Sì, qui più che altro è anche che ha cerchiato. Generale sotto attacco, tenetelo in vita. Se riesco a tipo bloccare il generale lì in alto e spingerlo indietro con il lanciere, posso portare questo qua dietro e farlo caricare. Però preferisco prima eliminare questi qua.
questo qua credo che lo manderò. Questi due qua a cercare di andare ad eliminare il blocco là dietro in modo da poter utilizzare questi qua un pelino meglio. Se andare a prendere il generale così, non lo so, però sicuramente farebbe comodo. Sì, in queste battaglie così, diciamo che se adesso dov'è finito il mio arciere? Sì, sei anche perso per strada. Queste cavallerie qui, tiratore a cavallo, non... come dire... non danno del loro meglio. Comunque questo generale l'abbiamo bloccato. Non ho proprio il generale in mezzo. Non so mica se è una buona idea. Non ancora, forse. Meglio eliminare questi qua prima. Tu, meglio che non tiri più su quelli lì. Tipo, tiro su questi qua. Qua non è ancora andato giù. Questo qua finalmente è riuscito ad eliminare quelli là. Facciamolo andare lì, tanto... anche qua adesso è abbastanza sicuro. Cioè, prendo un po' di frecciate da quello lì, però, insomma, a parte quello. Generale, si sta quasi andando. Diciamo che tu carichi questo. Sì, tu carichi quello che dovresti comunque riuscire ad eliminarlo. Tu elimini quello e voi due venite qua. Carichiamo dal retro. Dovrebbe essere finito. Il generale nemico è morto. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Purtroppo non possiamo inseguirlo perché altrimenti perdiamo altri uomini.
perché le torri continueranno a tirare, quindi... E non credo che conti come un assedio dove... dove se vinci lì, l'avversario li perdi tutti, quindi... Sì, sui Ciri hanno fatto un sacco di uccisioni, i nostri assolutamente no, ma perché li abbiamo utilizzati per altro. Il resto non l'ho visto perché ha caricato stranamente in fretta. Cioè, potrei guardarlo così, ma non ho voglia. Comunque ne abbiamo eliminati parecchi. Allora. Capacità di movimento ci serve perché abbiamo pochi eserciti. E francamente andrei per il reintegro adesso. Perché ne avevamo bisogno. Ok, non so se riusciamo a tornare indietro. Probabilmente no, però andiamo di più indietro possibile. Allora, tra l'altro, vabbè, diamo un attimo un'occhiata qua. Ricordo cominciare con la Bavaria sciolta perché qua ci sono gli slavi. A parte che, vabbè, questo probabilmente abbiamo già guardato, visto che abbiamo già speso tutti i soldi. E probabilmente sì, abbiamo già... Abbiamo già fatto. Quello che volevo dire, ma avete, cioè, c'è stata anche una discreta discussione su che cosa mi conviene fare. Allora, tanti mi hanno sostanzialmente consigliato di riunificare l'Italia, quindi prendermi tutto praticamente a parte Roma. Penso che sì, potrebbe essere la cosa migliore. Il fatto è che teoricamente adesso se io dichiaro guerra ho un malus diplomatico. Il vantaggio, tra virgolette, è che tanto sono già scomunicato, quindi peggio di così sostanzialmente le persone non mi possono odiare, per cui potrebbe non essere un problema, anche se abbiamo questo, appunto, questo malus diplomatico. Prima però vorrei... da un lato vorrei finire di conquistare la Sicilia, prima. Eliminare il tema di Sicilia e a quel punto eliminarlo. Eliminarlo non lo so perché, quanto ho capito, hanno anche le Baleari. Quindi probabilmente dovrei prendere questo esercito qua e mandarlo verso le Baleari. No, probabilmente non questo esercito qua. Questo esercito qua dovremmo utilizzare. Vabbè, comunque... Insomma, dovremmo andare probabilmente anche alle Baleari. E quella è una cosa. Perché sì, teoricamente quello che potrei fare è anche rompere il patto di, cioè rompere il stato di vassallaggio praticamente che ha con Benevento eccetera adesso, in modo che tempo che conquisto tutto il tema, magari sono già passati abbastanza turni, posso dichiarargli guerra. Il fatto è che i miei introiti dipendono molto da Benevento e Spoleto, perché se io guardo, per caso qua non mi dice niente, però sono sicuro che c'è perché l'avevamo guardato, ecco, 2200, quindi rompere subito probabilmente non è il caso. A questo punto credo che la scelta migliore sia ancora gli dichiariamo guerra rompendo il trattato e facendoci uccidere da tutti, una volta che abbiamo conquistato il tema di Sicilia. Per quanto riguarda gli avari, direi che non è il caso di andare a conquistare gli avari, perché sono gli unici che potrebbero darmi una mano contro... contro Carlo Magno, per cui, insomma... preferirei evitare. What you say had better please my ears. Qui niente, qua credo che finiremo il turno. Albione è un governatore di qualche posto che non so qual è. Quello che facciamo però è andare qua per la pressione fiscale. E poi soprattutto devo aspettare di dichiarare guerra in un momento dove i franchi non hanno un esercito nel mio territorio, perché quell'esercito lì di Spoleto devo eliminare il prima possibile. Anche se comunque, essendo vicino a Ravenna, dovrei avere rinforzi.
Che cosa fa la Provenza? Spero che non gli venga in testa di dichiararmi guerra. Mi dà un po' sui nervi sta cosa che possono venire praticamente nelle mie terre senza... Come then, speak. The people will consider what I hear. Penso che sia un buon investimento prendere un patto, a parte che non soltanto una provincia, per cui... Sì, non credo che ci attacchi. Sulla difensiva poi abbiamo già dei trattati, quindi non penso. Allora, dobbiamo cercare di migliorare le cavallerie, perché quelle che abbiamo non sono granché. In Attila, che dove l'ho già detto, le cavallerie non servono. Cioè, non in Attila, in Age of Charlemagne contano molto meno, però comunque, insomma. Sì, in generale dobbiamo cercare di migliorare... Una volta finito questo qua dovremmo andare verso le armi combinate. Ok, andiamo avanti con le conquiste, possibilmente. Teoricamente questo qua potrei utilizzarlo anche per andare a prendere Agrigento, Siracusa. Siracusa probabilmente no, però Agrigento penso di sì. Oppure semplicemente sbarco con queste, faccio prima. Perché Palermo è messa abbastanza male a livello di ordine pubblico. E, peraltro, anche a consunzione, quindi non aiuta. Quell'esercito non mi farà niente. Qui stiamo sistemando l'ordine pubblico. Abbiamo questa... Qui, per caso, la religione è un problema, perché penso che ci siano parecchi musulmani, o no? No. Però probabilmente non sono ancora arrivati. Storicamente, non ne ho idea. Vabbè, qui tanto qui niente, stiamo aspettando, abbiamo questo qua che deve andare lì. Perché? Non può ancora addestrare le truppe? Probabilmente no. Ne avevamo un altro, sbaglio. Che teoricamente dobbiamo mandare quello là, però non può... Portiamolo più vicino... possibile e facciamogli addestrare le truppe. Prima o poi salirà di livello e prima o poi potrà utilizzarlo seriamente. Qui abbiamo bisogno di sanità. Il problema è che non ce la facciamo. Quindi abbiamo bisogno di cibo. No, cibo ce l'abbiamo stranamente. Sì, qui dovremmo investire... Beh, a parte questo qua, ma... A parte poche cose, dovremmo investire per migliorare in generale l'edificio, la linea principale degli edifici. Il fatto è che... Qui, tra l'altro, non penso che mi arriveranno mai addosso, però... Cioè, perché questa linea qua mi sembra un po' poco praticabile, comunque. Teniamolo lì. Dicevo... Il problema è che se dichiareremo guerra spoglia eccetera, perderemo tutti questi introiti, preferisco avere... Tenermi lì un po' di soldi per sicurezza, insomma. Tu li servi un po' a poco. Probabilmente è meglio mandarti giù... a Siena. Sì, tanto comunque l'ordine pubblico ce l'hai. Ravenna penso che sia abbastanza difesa. Quantomeno. Se dovessero attaccare questi, comunque, con il mio esercito, più questi qua, dovremmo riuscire ad eliminarli. O meglio, non tanto se dovessero attaccare loro, quando attaccherò io. E comunque ogni turno che passa gli avari mi arrivano di meno, quindi... Quello è buono. Ok... Allora... Teoricamente dovrei poter andare ad attaccare Palermo, immagino. Agrigento, cioè. Meglio nel prossimo turno, ovviamente, sempre nel prossimo turno.
sperando che ci dia un po' più di felicità e che mi permetta poi di spostare questo esercito. Anche se comunque si sta rigenerando, quindi va bene. Ho modo di vedere il progresso dell'esperienza, non credo. Teoricamente ci sono, c'è anche il potenziamento delle lance, però non so se... se lo sto ricercando o meno. Diamo un'occhiata un attimo agli avari. Mi odiano ancora. Sta migliorando, però, per caso... non stanno messi benissimo, però... il problema è che comunque non abbiamo nemici in comune. Anche se... la Boemia è in guerra col Ducato di Bavaria. E teoricamente potrei dichiarare guerra alla Boemia. Il problema... perché è arretrato... il problema è che se poi per caso arrivano in casa è un po' rischiosa la cosa. Potenziare il cibo non mi sembra la cosa più importante. Potrebbe essere una buona idea cercare di potenziare Verona, ma lo sto già facendo. Ravenna è già potenziata, Bologna non è a rischio, Siena è a rischio, però non ci posso fare molto. Allora investiamo su queste nuove province qua. Abbiamo un più 2. Ci sono ancora un po' di migranti e un po' di stabilità, allora potenziamo questo. Cibo è un problema? No. Quindi possiamo anche teoricamente potenziare questa corte feudale. Ho detto che volevo tenere un po' di soldi, ma comunque, cioè, ci vorrà ancora qualche turno, quindi... governatore... quindi, insomma, non è un grosso rischio. Forse dovevo spostare la spia, però... cioè, non forse. Dovevo spostare la spia e non l'ho fatto. Però non è niente di mortale. Non so dove va quell'esercito del papato. Diffamazione, sì, corrompiamolo. Costruisce la città a Venezia, che dovrebbe aver migliorato un po' i nostri introiti, teoricamente, in effetti l'ho fatto. Aumenterebbe lo squallore, ma possiamo permettercelo, perché abbiamo uno spizza Bologna. Tu fai così. Tu stai già facendo. Tu vieni da queste parti. Probabilmente lo lascerò qua. Non mi piace questo assembramento di forze, anche se non sono un granché, perché sono tutte lance, a parte l'unità di spada. Punto mi andrei a piazzare Genova. Non si sa mai. Prendiamo Grigento. Non so se... forse in Age of Charlemagne, cioè mi pare che diciamo, a livello anche di multiplayer e di unità più forti in Age of Charlemagne il vantaggio ce l'hanno le fanterie col muro di scudi, quindi forse andare in difesa corpo a corpo è la scelta migliore, forse.
Cioè, sembra che, diciamo, sia un po' l'opposto di Attila, diciamo, di Attila normale. In Attila normale erano forti le fanterie d'assalto, tra virgolette, quelle offensive, e le cavallerie. Qua invece sembra essere un po' il contrario. Almeno, se non mi ricordo male. Qui ci sarà una ribellione sicuro, come loro. Perché ho speso tutti questi soldi? No, probabilmente per questo qua. Preferisco riparare le cose prima. Se magari me lo fa selezionare. Ok. Qua non dà felicità, però viene anche il vino. Sì, il vino dà felicità, ecco. Mi sembrava strano. Niente. Andiamo qua che meno. Tanto non dà squallore. Spia l'abbiamo spostata, tu stai ancora lavorando lì. Diamo un'occhiata agli avari, anche se non dovrebbe essere cambiato più di tanto. Cioè, teoricamente dovrebbe migliorare, ma non sta migliorando. A meno che non ci abbia guardato subito all'inizio del turno, non lo so. Se io ti pagassi tanto. Cioè, tanto, quello che ho, no, eh. Allora, adesso è 37, vediamo com'è all'inizio del prossimo turno. Stanno preparando un altro esercito, forse? Vado, se ne torna più o meno a casa. La Provenza va, Dio solo sa dove. Tra l'altro, era due eserciti, quindi non è proprio messa poi così male, anche se non sono eserciti buoni. Pisa è difesa, non credo sia particolarmente difesa, infatti, però vabbè. Solo popolazione a Roma, il che è buono perché possiamo espandere sto coso. Costruendo questo, perché è l'unica cosa che ci serve. Perché mi pare che il vino non ci dà cibo. Quindi, sì, è l'unica cosa. Abbiamo una ribellione in corso in Agrigento. Questo è positivo, tutto sommato, perché significa che possiamo andarla ad eliminare. Possiamo andare ad assediare Siracusa. Abbiamo per caso dei mercenari? No. Ci sono questi scutatori mercenari, ma niente di che. C'è un altro meno 10, però già nel prossimo turno dovrebbe poi tornare a posto. Il fatto è che se esco da qua. Ok, comunque non scoppia subito una ribellione, quindi andiamo in marcia forzata. E prima di tutto veniamo qua. Poi andiamo verso le Baleari. Questo qua si potrebbe anche portare a Pavia, ma non cambia niente. Sto ricercando quello, ma non. Facciamo prima le reclute. No, prima sblocchiamo questo qua. Ok, vediamo gli avari prima che mi dimentichi. Non dovevo far così, bastava far così. No, non sta migliorando. È una palla. Speak ill or slowly, and I may feed your tongue to the dogs. Ok.
Adesso sono molto più disposti a collaborare. Perché un accordo commerciale sono abbastanza sicuro che invece ci dia un aumento dei rapporti diplomatici per turno, sostanzialmente. Ci vorrà un po' per trovare il minimo. Ok. Questo dovrebbe aiutare. Bologna potrebbe espandere questo e credo di poterlo fare adesso. Vabbè, i ribelli sono morti. Come dire, chi se ne frega? Non so, forse il nostro agente potrebbe fare un po' di... Come dire, un po' di danni. Anche se non so francamente cosa possa fare realmente. Sicuramente sono meno utili che in che in Rom 2. Biglioni imminenti in Sicilia, ma mi interessa poco perché dovremmo riuscire a prendere Siracusa adesso. Direi di sì. Non abbiamo perso niente, quindi la occupiamo. E abbiamo tutta la Sicilia. Perché qua siamo in guerra? Perché forse la... Allora, il Nord Africa non credo che ci sia nella mappa, appunto. Quindi cos'è sto mare qua? Boh. Non mi dici neanche niente. Può darsi che sia semplicemente non... Cioè, non ci si possa proprio andare. Appunto. Meno, l'impressione è quella. Perché se io faccio così, sì, si ferma qua. Quindi sono semplicemente i bordi della mappa che per qualche motivo hanno deciso di mettere in rosso. O è un bug. Una delle due opzioni. La caserma qui serve a qualcosa? No. Un porto militare servirebbe a qualcosa. Forse ce l'abbiamo già, sì, appunto. Tra l'altro, mi sono dimenticato, ma abbiamo un porto militare adesso. Ah sì, no, ce l'abbiamo già reclutato questi qua. Ok, continuiamo ad andare verso le Baleari. Tu sei salito di livello, quindi adesso dovresti poter addestrare le unità. Magari. Però vabbè, direi che mi conviene portarlo qua. Se non altro è vicino. E adesso saremo quasi sul punto di dichiarare guerra almeno a Benevento, perché questo esercito qua... Meno, prima aspettiamo un attimo però di stabilizzare la situazione in Sicilia. Tanto era un'abbazia, quindi teoricamente potrei costruire un edificio per la sanità. Costruire in Sicilia non mi sembra una gran idea, perché di robe confinanti credo che ci sia soltanto Reggio Calabria, la Calabria, no? Mentre se lo costruissi nella Calabria avrei sia Benevento che la Sicilia. Vedremo. Eventualmente lo convertiremo in un altro edificio. Probabilmente non ho, quello praticamente per i... adesso non so come si chiama. Quello dei proprietari terrieri, insomma, la corte... Non è la corte reale, ma... Non è neanche quello lì perché quello è una città. Questo qua. Ah, si chiama proprio corte reale. Non mi pare che dia... Ma non dà dei bonus alla... Ai soldi dell'agricoltura. Probabilmente soltanto la cittadina... Le
l'equivalente del cittadino, la corte feudale, da bonus all'agricoltura, infatti. Sei tu di livello anche tu, ma anche tu evidentemente non potrai addestrare nessuno, a meno che non sia un... no. Quindi se ne rimani lì. Massimo, ti avvicini. Questo qua, giusto per essere più vicino poi quando salirai di livello di nuovo. Abbiamo ancora 2000 denari, ma credo che non valga la pena stare qua a spenderli. Come detto, aspetteremo che la Sicilia si stabilizzi e poi andremo contro Reggio Calabria, direi. Sperando che Spoleto rimanga ancora fedele a me, anche se non credo. Sì, ho dimenticato di fare tafferugli con il... con la gente. Il problema, tra l'altro, è anche che non... sarebbe una buona idea reclutare un nuovo esercito, ma non posso farlo perché non potrei permettermelo una volta che non avrò più i due stati cliente. Epidemia dove? Agrigento. Allora... beh, ha delle ottime cavallerie. Peccato che abbia tipo 4 unità. Non posso fare comunque niente. Posso soltanto piazzare giù nei miei territori. Io questo qua preferisco tenerlo. Facciamogli far così. Così almeno salirà di livello, si spera. Sì, no, devo andargli immediatamente incontro. Tanto. Sì, non è cambiato niente, ovviamente. Abbiamo un potenziamento nella città di Pavia. So cosa costruire. Ingegnere d'assedio. Ovviamente. Adesso abbiamo parecchi soldi però. Quindi potremmo anche permetterci probabilmente un altro esercito. Probabilmente da tenere a Ravenna in queste parti qua. Sempre in Nord Italia. Direi che ci conviene farlo. Abbiamo qualcuno per caso che è già stato utilizzato? No. No. Va in Pavia e potenziati, giusto? Così cominciamo a reclutare. Allora, questo qua probabilmente è più una roba da tenere a Ravenna o a Siena per difendersi, quindi... diciamo che probabilmente andrà un po' più pesante, forse... No, ecco, non sarà un esercito completo, ecco. Posso buttare giù questo? Sì. Che dovrebbe aumentare. Sei spadaccini dovrebbero essere un buon modo per evitare che Ravenna cada, eh. Genova come sta messa? Poco. Pavia un sacco di roba. Anche se non è una roba d'elite, ma... sì, più che altro, ecco, quando questo qua verrà eliminato, questo esercito qua tornerà qua e poi dichiareremo guerra. Questo qua probabilmente lo terremo qua in Pavia per qualche turno. Non useremo lui per andare giù, ma sarà quello che terrà il nord, mentre questo qua lo useremo per conquistare il resto dell'Italia. È la cosa probabilmente più furba. Qui abbiamo una ribellione in corso, ma fortunatamente è scoppiata vicino alle nostre terre. O meglio, vicino dove abbiamo il re. Quindi possiamo ancora aspettare un bel po' in realtà. Prima di doverlo attaccare, probabilmente aspetteremo almeno 3-4 turni, credo. Sono 56 minuti. Abbiamo però probabilmente un po' di tempo tagliato per la battaglia, quindi finiamo il turno giusto per vedere un attimo la situazione. Palma è effettivamente del tema di Sicilia, credo. Dovremmo riuscire però ad attaccarla piuttosto facilmente con la nostra flotta.
I franchi non hanno attaccato, ma insomma mi stupirebbe il contrario. Però sono ancora rimasti lì, quindi comunque riusciremo a spingerli indietro. Potremmo anche cercare un trattato di pace con i franchi, però. Ok, faremo questo turno nella prossima parte. Quello che voglio vedere, però, è a livello di diplomazia se gli avari mi odiano di meno. Un po' meno. Sono anche loro in guerra con i franchi? No, però sono contenti che sia in guerra con i franchi. Se io ti pagassi tutto quello che ho, per dire. Che non è poco. No. Vabbè. I soldi stanno continuando ad arrivare, quindi... direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!